Una scelta che trova le sue motivazioni nel passato, nelle battaglie comuni abbracciate a tutela dell'ambiente e della salute, quella contro la centrale del Mercure, e anche nel fatto che il centro-sinistra castrovillarese si è chiuso in se stesso e non ha contrastato efficacemente il governo di centrodestra. Italia dei Valori ha spiegato così oggi pomeriggio perché ha deciso di appoggiare alle prossime amministrative Ferdinando Laghi, il candidato sindaco delle liste civiche, sostenuto pure da Futuro e Libertà. Scelta maturata dopo una lunga discussione interna, ha rivelato il commissario provinciale del partito di Di Pietro, Mimmo Talarico, e che non ha nessun motivo recondito se non quello di puntare su una risorsa della città. Scelta suggellata dal presidente dei senatori di Italia dei Valori, Felice Belisario, che ha parlato del primo turno elettorale come le vere primarie e del fatto che il DV, in caso di ballottaggio, appoggerà comunque il centro-sinistra. Bisogna dare segnali di cambiamento. È un raggruppamento che si riunisce intorno ad una persona credibile, per bene, capace. L'Italia dei Valori intende spendersi in questa direzione. L'Italia dei Valori è ovviamente una forza di centrosinistra, non rinnega assolutamente la sua collocazione. Noi abbiamo parlato di primarie perché non si sono fatte prima. I cittadini castrovillari il 6 di maggio avranno la giunta direttamente al primo turno, sarà la giunta presieduta da Laghi con l'Italia dei Valori maggioranza. L'occasione è servita anche a precisare la posizione di Italia dei Valori rispetto alla crisi economica nazionale e dei partiti e alle scelte del governo tecnico, tutte questioni che si intrecciano e influenzano l'amministrazione degli enti locali. È un momento difficile, si è parlato di fondi che chiaramente non vengono più elargiti agli enti locali. Come si fa ad amministrare un comune oggigiorno, soprattutto al sud? Si tagliano gli sprechi, si tagliano le consulenze, si investe in servizi sociali, si mette a frutto il patrimonio mobiliare e immobiliare delle amministrazioni locali, c'è la possibilità di venirne fuori. Bisogna evitare di fare le solite clientele e al meridione purtroppo le forze politiche di clientele ne hanno fatte troppe e hanno danneggiato i cittadini. Parlava anche di un momento difficile per quello che abbiamo detto, ma anche per le infiltrazioni della malavita in questa terra. Perché? Beh, questa terra esporta malavita un po' in tutta Italia, come le indagini della Procura di Milano hanno in questi mesi hanno chiarito. Ma sa, quando in periodi di crisi la malavita organizzata ha sempre molti fondi, ha sempre molto denaro e il rischio di impadronirsi di gangli importanti della vita economica proprio col denaro che è originato invece da attività criminale. Del governo Monti quanta vita avrà? Che cosa bisognerà fare? Bisogna andare alle elezioni prima del previsto, prima del 2013? L'Italia dei Valori ha sempre detto che bisognava andare a votare da tempo. Noi avremmo avuto già un nuovo governo, una nuova maggioranza, avremmo un governo alternativo. Però alcune forze politiche e anche l'orientamento del capo dello Stato ha ritenuto opportuno nell'interesse del Paese far nascere il governo Monti. Noi il governo Monti l'abbiamo fatto nascere, il governo Monti finora si è contraddistinto per rigore nei confronti delle fasce sociali più deboli, di crescita manco a parlarne, di equità neppure. Oggi speriamo che Monti si muova, che metta in riga anche le banche, che metta in riga le assicurazioni, i petrolieri, che metta in circolo i servizi di questo Paese che sono bloccati e che eviti di parlare di abrogazione di articolo 18. Non è con i licenziamenti che cresce il Paese, ma con la creazione di nuovi posti di lavoro. Troppi conflitti di interessi però questo governo, diceva, troppi conflitti di interessi questo Paese, va rifondato proprio il sistema di chi governa il Paese. Per questo l'Italia dei Valori avrebbe voluto fare le elezioni subito per cambiare facce, metodi, programma di governo e dare speranza ai nostri giovani che sono purtroppo quelli più scoraggiati e quelli che altro che monotonia del posto fisso, sul sito
di Palazzo Chigi un giovane con una laurea e che parla due lingue, gli ha messo il bando, l'avviso di un call center, una laurea, due lingue, 400 euro al mese per 3 mesi. Beh, Monti prima si è fatto senatore a vita e poi è andato a fare il Presidente del Consiglio. Guardi anche coloro i quali non saranno mai senatori a vita e vorrebbero soltanto un posto di lavoro per poter avere entrate certe, mettere su famiglia, farsi una casa e programmare il futuro.